lo sport, alleato della salute di chi è affetto da disabilità. A Capobasso nasce una nuova collaborazione tra ospedali e strutture sportive. Doriana Leonardo. Che sia il tennis, il calcio, le bocce o il nuoto, l'importante è che lo sport venga unito alla medicina in un percorso sinergico. Gli atleti paralimpici sono stati dei veri e propri apripista, tanta strada è stata fatta negli anni e lo sport è diventato una possibilità aperta a tutti. A dirlo è stato Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico ed ex atleta. Insieme al Gemelli Molise, il comitato ha sottoscritto un accordo di cooperazione con l'obiettivo di avviare dei percorsi sportivi per i pazienti. Un progetto in itinere di cui oggi si gettano le basi. In buona sostanza bisogna immaginare di riuscire a creare all'interno della struttura un polo di riferimento che possa utilizzare lo sport come medicina da somministrare. Questo non soltanto nel caso di patologie che determinano dei limiti funzionali e delle invalidità, ma anche di patologie che magari necessitano per il recupero di attività fisico-motoria sportiva. Penso a soggetti con cardiopatie e quant'altro che una volta rimessi magari devono fare delle attività. Lo sport come medicina e come investimento sociale. Riuscire a creare quel pezzo di welfare attivo del paese che si deve affiancare al welfare di tipo tradizionale. Cioè investire sul welfare attivo con lo sport significa investire sul benessere del capitale umano, della comunità, del popolo, delle nostre persone affinché si rivolga sempre meno al servizio sociosanitario. E in un paese dove, viva Dio, prolunga l'età media, per cui tutti viviamo molto di più, ma nello stesso tempo dobbiamo arrivarci nello stare bene. A volte alcune patologie potrebbero essere scongiurate con un po' di pratica sportiva. Se noi invogliamo i nostri pazienti, e grazie oggi anche alla presenza del Comitato Paralimpico nella figura del dottor Pancalli, oggi ci sentiamo un po' più sensibili dopo questa giornata a invogliare anche i nostri pazienti con delle disabilità a fare sport, perché lo sport previene praticamente delle complicanze, a maggior ragione in questi pazienti che hanno delle difficoltà motorie, a cercare di migliorare il loro aspetto praticamente posturale, il loro aspetto articolare, e quindi ovviamente tutto questo è volto alla prevenzione di altri eventi acuti che possono succedere in queste persone.